Sella Costa, siamo qui alla presentazione di un libro interessante. Quando le persone che hanno qualcosa da dire parlano, bisogna ascoltarle. Sì, io credo che ci siano moltissime altre persone che avrebbero qualcosa da dire. Tendiamo ad ascoltare quelli che, a torto o a ragione, per merito o per fortuna, hanno una qualche visibilità o notorietà. Però mi sembra che questo libro raccolga in modo non arrogante, insomma, non pomposo, delle, in fondo tutto sommato, piccole, sintetiche osservazioni, punti di vista. Credo che sia la varietà, la ricchezza dei punti di vista quello che ci può forse davvero permettere di migliorare, come si dice nel libro. Quindi degli spunti magari per fare delle riflessioni anche personalmente, degli spunti oggi li abbiamo fatti, li abbiamo sentiti sul futuro, sull'utopia. Che cosa ci aspetta questo futuro? Intanto sono domandone proprio di quelle da... In realtà sono domande a cui non siamo in grado, forse è anche giusto, forse le risposte, io continuo a pensare che sia meglio porre le domande che incaponirsi sulle risposte, che forse appunto ad alcune domande o questioni cruciali sia più saggio rispondere con un'altra domanda, per esempio non smettere mai di interrogarsi su quelli che sono i fini e quelli che sono i mezzi. Abbiamo tantissimi strumenti meravigliosi, ma a volte diventano dei fini da raggiungere in sé. Continuo a pensare che le tecnologie fantastiche debbano essere dei mezzi, e quindi forse la domanda che ci dobbiamo e dovremmo porre è: per farne cosa, per andare dove, tutte queste meravigliose possibilità, ma poi sono gli scopi, sono i fini quelli sui quali forse c'è confusione.